Monito questo, raga. Allora, ragazzi, considerando che mi sono sfragazzata la mente di fare i Lego, vi devo far vedere una cosa. Nick praticamente mi sta obbligando a fare i Lego perché sta facendo questa cosa qua. Guardate, quello è quello che ho fatto io, no? Quindi praticamente mi chiede, ma allora lo fa il castello di Disney? Mattacchione. Comunque, manca le ultime 10 pagine del libro che sto leggendo, che sto arrivato al capitolo 37, dove chiede: ma dovrò diventare vegetariano? E poi inizierò questo qua, non lo so, non lo conosco. Allora, molti mi avete chiesto: ah, ma dici la tua dieta, questo, quell'altro. Io, ragazzi, non sto seguendo nessuna dieta e non vi posso dire i miei segreti perché in realtà non ne ho, e anche perché è una cosa molto delicata. Vi dico solo che ho tolto la carne, nonostante io ne mangiassi già veramente poca, e i latticini. Un'altra cosa che può aiutare, che io ho iniziato a fare tipo dall'anno scorso, è fare gli esami del sangue specifici per gli alimenti, quindi le intolleranze, non allergie. Io ad esempio l'anno scorso ero allergica, intollerante ai peperoni, kiwi, il lievito. Quest'anno, cioè tipo 6 mesi dopo, 8 mesi dopo, alle farine, quindi non dico che sono celiaca, però più o meno. Però poi passa, devi non mangiare più per 3 mesi gli alimenti. Poi sono al tè, così, il cavolo e il latte di capra. Boh. Ragazzi, io sono in cucina, sto facendo il mio solito brownie per il mio maschione, un po' più grande, e comunque stavo pensando una cosa: alla fine la cucina è come l'equitazione, o ce l'hai o non ce l'hai. Ragazzi, breve storia, tristissimo. Praticamente Nick mi ha scaricato Sacred, che era l'unico gioco che io giocavo, alla quale io giocavo quando ero bimba, e poi non ho mai più toccato proprio i videogiochi in vita mia. E me l'ha scaricato e niente, mi si è bloccato e non l'ho salvato. L'avevo iniziato da un'ora. Quindi adesso farò un beat pazzesco in diretta per voi. Così, senza neanche il piano. Niente, ragazzi, non so come mai faccio solo della musica da rave o del reggaeton oscuro. E niente. Ce la fai? Bello maschione. Mi hai fatto cadere la lasagna sulla polizia. La lasagna è bollente. Clean up, please. Shh.
Ragazzi, oggi grande richiesta. L'altra chef. Oggi prima i cookies di... Oh, non so più parlare. La banana e il cocco. Facilissimi. Allora iniziamo a prendere banane e schiacciare banane. Così. Aggiunge fegna di cocco, non so come si chiama, però tipo granello di cocco. Mi pare. Ciao, mi è venuto un mal di testa pazzesco. Allora, ragazzi, il composto sembra un po' cibo per cavalli. È un po' da pasturare. E niente, si pastura e poi dopo vi dico cosa da fare. Prossimo step, divorziare. Togliere l'anillo per fare le palle. Non queste palle. Le palle di cocco. Quindi si fanno le palle, tipo delle polpette, e le appoggiate qua. Non chiedetemi di fare dirette perché non le faccio. Prima di tutto, trovate via un pezzetto di cocco, di palla. Prossimo step, siamo bravi tutti. Bisogna rompere le palle con un cucchiaio. Così vi mostro. Si appiccicava. Volà in forno 170 gradi. Adios. Mentre i biscotti sono in forno, bisogna sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Ecco qua il cioccolato. Se non avete Maria, va bene anche Giulia. Rettifico i biscotti che ho appena fatto, sono buonissimi. On the floor! Gazzo on the floor! Sono buonissimi, quindi farò la ricetta. Sono un po' pastosi. Voto of the biscuits? To 1 to 10? The biscuit? Dai, babbi! 9, 9, 9. 9, 9.